Francesca, prego. Grazie Eccellenza. Anzitutto vorrei rivolgere un pensiero di vicinanza a tutte quelle persone, a quelle famiglie che hanno vissuto la perdita di un familiare o che si sono ammalate a causa del Covid-19. Un mio personalissimo pensiero va ai 4 ragazzi del colore del grano che purtroppo non ce l'hanno fatta. Oggi è il 24 aprile del 2020 e stiamo vivendo uno dei momenti che rimarrà nella storia di San Marino per sempre. Gli scenari sono complessi, la sfida che dovremo affrontare sarà equiparabile a quella che vissero i nostri nonni dopo il secondo dopoguerra. E la politica oggi è chiamata ad uno sforzo collettivo per creare le condizioni per il rilancio del Paese, del suo sistema economico e del suo sistema sociale. In questi ultimi mesi, da un punto di vista sanitario, i messaggi più importanti che sono stati trasmessi ai cittadini sono stati sostanzialmente due. Il primo, la tenuta che ha avuto il nostro sistema sanitario, che è attribuibile sostanzialmente al merito dei professionisti sanitari, degli operatori, dei medici, degli infermieri, di tutto il personale che all'interno dell'IS ha contribuito a supportare l'operatività nell'emergenza del Covid. E il secondo messaggio è il senso di responsabilità dei cittadini, che hanno comunque rispettato le regole contenute nei decreti emessi dal Governo. In questo periodo la sanità ha centrato l'attenzione di tutto il Paese, perché l'epidemia ha determinato l'interruzione pressoché totale di tutte le attività della nostra vita, quelle lavorative, quelle scolastiche, ricreative, sportive. Il mondo si è fermato e tanti cittadini sono rimasti colpiti dal coronavirus, chi è ammalato, chi è in quarantena, intere famiglie isolate. Tutto questo ha messo in ginocchio non solo tutto il sistema paese sammarinese, ma soprattutto il sistema mondiale. Questo momento di emergenza prima o poi passerà ed è compito della politica ragionare fin da ora sul modo attraverso cui ricostruire il Paese, sia da un punto di vista economico-sociale che sanitario. Dovrà questa infatti diventare un'opportunità per ripartire ripensando ad un nuovo assetto organizzativo del sistema, attraverso un nuovo modello di governance, razionalizzando le unità operative esistenti, qualificando il corpo sanitario, regolarizzando anche le posizioni non inquadrate adeguatamente, riconoscendo il valore di chi in questo momento, in questo periodo, ha dimostrato grandissima professionalità e soprattutto dedizione per il lavoro svolto. Il segretario di Stato alla Sanità nella sua relazione ha ripercorso l'enorme sforzo posto in atto per affrontare l'emergenza sanitaria. Sembra molto lontano quel giorno in cui si è stato verificato il paziente 1. Era il 25 febbraio, sono passati solo 60 giorni. Si ha come l'impressione che siano passati mesi e mesi, invece solo 60 giorni fa. Ed in questi 60 giorni l'intero mondo è cambiato. Questa crisi mondiale ci ha portato a riaffermare con forza la necessità di proteggere il nostro Istituto per la Sicurezza Sociale, che non è solo ospedale e neanche solo 3 centri sanitari sul territorio. La prima difesa dei deboli è lo Stato sociale, il suo sistema welfare, l'universalità che caratterizza il nostro sistema e soprattutto la gratuità del nostro sistema sanitario, cioè tutte le cure per tutti gratuite. L'assistenza agli anziani e disabili. E anche sotto l'assedio di questo virus il nostro sistema ha dato l'ennesima prova di grande tenuta. Nonostante ricordiamo che l'IS sia da oltre 3 anni in sofferenza, dal 25 di febbraio, in pochi giorni, siamo piombati nell'emergenza Covid-19 con un comitato esecutivo non operativo, a causa di un direttore sanitario assente per malattia e senza la nomina di un direttore generale. È stata inevitabile la fase iniziale di grande confusione per tutti, la mancata attivazione tempestiva di protocolli per mettere in sicurezza gli operatori e gli utenti e ovviamente la tempesta si è abbattuta su tutti noi senza preavviso. La nomina del dottor Arlotti, un infettivologo di comprovata professionalità,
commissario straordinario Covid ha sicuramente dato ordine ed ha consentito di organizzare in pochi giorni l'area Covid dell'ospedale, con i numeri di giorno in giorno crescenti indicati nella relazione che ha fatto proprio ieri sera il segretario. Ma l'Istituto per la Sicurezza Sociale ha retto il colpo. I medici, gli infermieri, il corpo sanitario, il personale tecnico degli ospedali, gli operatori dell'assistenza dei servizi sociali, i farmacisti. Ma non solo l'IS, come ha ricordato il segretario al territorio Canti nel suo intervento, anche la protezione civile, i volontari, le forze dell'ordine, gli addetti dei supermercati che hanno garantito i servizi essenziali a tutti, ma anche da questa sede ringrazio la Democrazia Cristiana. Ieri sera il segretario ricordava come in pochi giorni il primario della terapia intensiva ha allestito il reparto aumentando da 5 a 15 posti letto per affrontare tutte le situazioni contingenti che ci si trovava a gestire. Grazie anche al primario di medicina, perché attraverso la collaborazione interna dei vari reparti c'è stata la possibilità di attrezzare il reparto di medicina per le urgenze in presenza di pazienti Covid. Rimarranno purtroppo impresse nella mente di tutti noi le interviste degli operatori sanitari di Bergamo, dove a causa di insufficienza di posti letti in terapia intensiva si sono visti costretti a scegliere a quale paziente tentare di salvare la vita, necessariamente purtroppo condannando a morte chi non poteva essere curato. Noi questa realtà non l'abbiamo vissuta, noi siamo riusciti ad evitare queste tragedie. Altra tremenda tragedia che abbiamo evitato è sicuramente il decesso degli operatori sanitari a causa del virus. Non abbiamo avuto segnalazione di decessi dei nostri operatori. Gli ultimi bollettini in Italia indicano 139 medici e 30 infermieri deceduti, con oltre 16.650 operatori contagiati. L'INAIL ha emesso una circolare il 17 di marzo, dove ha riconosciuto come malattia professionale il contagio di operatori sanitari al lavoro. Vi sono stati contagi anche qui a San Marino di operatori e va riconosciuta la malattia professionale per quelli che hanno contratto il Covid nell'esercizio del loro lavoro. L'emergenza sanitaria però non è solo Covid. Siamo stati presi nell'affrontare l'emergenza Covid, ma ricordiamo che sia in forma attenuata l'ospedale è rimasto operativo nei reparti no Covid. Alla struttura ospedaliera, ai primari e alla loro equipe spetta un arduo compito, quello di riprogrammare la ripresa della piena operatività. In questo contesto occorre dare attenzione ad interventi concreti per la stabilizzazione dei dipendenti sociosanitari, senza fraintendimenti. Non si sta parlando, non parlo io di nuove assunzioni, ma è giusto garantire e regolarizzare il personale in forza da anni nel nostro ospedale. Cari consiglieri, oggi e soprattutto domani dovremo imparare a convivere con il virus. Il lockdown è servito solo ad alleggerire il carico dell'ospedale al fine di non farlo esplodere, garantendo l'assistenza medica a tutti. Dalla fine di febbraio ad oggi questo esecutivo non ha governato, non perché non ne abbia avuto la capacità e neanche la determinazione. Ma quando un paese è alle prese con un'emergenza di questa portata non si può governare, si può solo gestire l'emergenza con l'obiettivo di contenere i danni e far sopravvivere uno Stato. Tutti coloro che non hanno resistito alla tentazione di attaccare il governo in questa fase vorrei capissero che durante un'emergenza non esiste né opposizione né maggioranza, ma esistono una serie di persone che costituiscono uno Stato e hanno bisogno di essere compatti e uniti. L'effetto domino del virus, oltre al drammatico problema economico, sarà il disastro sociale, il distanziamento sociale, l'isolamento di casa, la paura del contagio, la perdita del lavoro, il numero dei morti, il dolore delle famiglie. Tutto questo, emergenza coronavirus in generale, sta lasciando nella mente dei sammarinesi una lunga serie di conseguenze psicologiche. Presumibilmente si registreranno degli aumenti di violenza di genere. Molte le persone che dovranno fare i conti con uno stato depressivo nei peggiori dei casi, genitori che dovranno tornare al lavoro senza il sostegno delle strutture istituzionali dello Stato come le scuole, le federazioni sportive, le attività ricreative e soprattutto senza aiuto dei nonni. I nonni sono stati infatti la fascia sociale più colpita,
poiché rappresentano una risorsa fondamentale per la famiglia. I bambini si sono trovati senza interazioni sociali, senza stimolazioni, e sappiamo che i bimbi in un ambiente ipoattivo regrediscono. I ragazzi sono a rischio ad esposizione del web, alle dipendenze da internet e dal ritiro sociale. In questi mesi si perderanno dei passaggi fondamentali i nostri ragazzi, come l'esame di maturità, la gita di terza media, piuttosto che delle scuole superiori. E mi chiedo io quali saranno le conseguenze sociali e quali costi per la salute dei nostri ragazzi. La politica, così come sostiene da decenni la Democrazia Cristiana, deve sempre porre al centro la persona intesa come membro della famiglia, perché la famiglia è il tassello fondamentale della nostra società. Per tale ragione è indispensabile ripensare il sistema sociosanitario, le sue strutture, i suoi servizi, per far fronte ai bisogni del nucleo familiare, delle persone fragili ed in difficoltà che la compongono, che si troveranno ancor più domani in uno stato di necessità e di bisogno. Le famiglie con i disabili non sanno più come fronteggiare l'isolamento senza sostegno di strutture di supporto. Gli anziani ancora più soli per difendersi dal contagio. I nuclei familiari si troveranno ancora più in difficoltà economiche. I livelli di disagio e sofferenza saranno sempre più in aumento. Ricordiamo che i deboli sono sempre i più soli e questo va contrastato con molta forza. Dovremmo essere pronti ad accogliere e aiutare le persone in difficoltà anche su un piano istituzionale, dei servizi per fornire delle risposte concrete. Concludo con una precisazione che mi sta particolarmente a cuore. La politica, in questo momento storico, non può abdicare al suo ruolo di indirizzo politico. Non ci può essere alcuna delega in bianco, né agli operatori né ai dirigenti. Va svolto quel ruolo di mediazione politica al fine di far crescere il nostro istituto in termini di servizi, di professionalità, riconoscendo e valorizzando il merito professionale, sempre e solo nell'interesse della comunità. Grazie, Eccellenza. Grazie, consigliere Civerchia. Ha chiesto la parola Mularoni Mariella.